Buonasera, io vengo qui perché mi piace più parlare in piedi così vedo tutto, adesso magari anche voi vedete. Perché stavo di fronte al primo posto che ho fatto, e mi hanno ordinato di stare in mezzo e siccome la settimana passata mi sono fatto vedere. Intanto hanno esagerato un po', perché non ho fatto, gli compio il 26 novembre. Bene, allora è vero, ho avuto una grande grazia di partecipare al concilio. Stavo per compiere 40 anni, 50 anni fa, e non sono diventato vescovo ausiliare a Bologna, aiuto pubblico. E così ho partecipato alla seconda, alla terza, alla quarta sessione. Quando sono arrivato, ho avuto l'immagine di che cos'è la Chiesa Cattolica. E succede il popolo e mi dice, no, c'erano dei vescovi africani, no? Dei vescovi latinoamericani, degli indios, dei vescovi dell'Asia, c'è la Chiesa Cattolica e tutto il mondo, e ognuno con le sue caratteristiche, e perché dice, oh sì, ma guarda lei, e allora la Chiesa è una cosa viva, perché alla fine mi ha detto delle cose che magari al principio non ci pensavamo, ma venivano fuori. Ecco, questa volta qualcuno dice che la Chiesa c'ha una tradizione, vuol dire fa sempre le stesse cose, ma la Chiesa è una cosa viva. Se io sono ancora vivo è perché sono quasi 90 anni che canto, no? Se non sarei dentro un precedente di forma libera, restare gli stessi cambiamenti, insieme a Papa Giovanni. Lui dice una parola di aggiornamento, vuol dire le cose di sempre diciamo in modo adatte alla gente del giorno d'oggi, e allora per quello bisogna trovare il modo, no? E ognuno di noi deve prendere le cose in Vangelo così e dire oggi, come lo dico oggi, come faccio a dirlo agli altri ragazzi di oggi? E una delle cose importanti era proprio la Chiesa dei poveri, perché qualcuno diceva da chi un po' è diventato un po' ricco. Allora, voi sapete che il Papa aveva lo stato pontificio, era un re. Allora, come re, doveva fare le cose che fanno anche a me. Gesù non aveva mica mai fatto le cose da re. Mi sono proprio messo una chiesa, perché diceva già il Papa Giovanni, la Chiesa è sempre stata per i poveri. No? Ma deve essere dei poveri, che differenza c'è? Per i poveri che io ho avuto, la faccio sempre io, invece dei poveri, essere attaccati vicino alla gente, in maniera che la gente senta che siamo tutti fratelli, che se abbiamo qualcosa di più, non per fare gli altri che sappiamo. Guardate questo fatto francese, vedi come fa le cose. Sì, perché facciamo anche noi? Mi dice il faccio un segretario, uno che viene studiato, che viene di tre ore, perché è di più bello. Dice, vedi, io avrei mandato te all'albergo a pagare e a prendere la valigia da poco. Lui è andato lui, no? Ecco, la chiesa dei poveri, la chiesa sempre c'è, la chiesa più vicina ai poveri. Noi abbiamo fatto fatica a parlare, anche perché diciamo la verità. Allora ci citavo le idee un po', quelle del centro, un po' Francia, Germania, Belgio, l'Africa, erano quelli che conoscevano meglio la Bibbia, i vestiti che guardate, che è così. E loro non sono un po' i poveri, che mi casate, perché le Bibbie parlare dei poveri. Ma quando dopo 3 anni, in America Latina, in Colombia, in Egitto, città della Colombia, si sono trovati tutti i vescovi dell'America Latina, che è il continente più cristiano,